Buongiorno, immagino che sia anche per te un momento della giornata in cui vuoi prenderti uno stacco. Normalmente questa meditazione la propongo live su Zoom o in presenza negli orari del mezzogiorno. Faremo un piccolo stacco dalla giornata e andremo ad ascoltare che messaggio ha per noi il nostro corpo, il nostro io superiore, insomma, il messaggio che noi stessi abbiamo per noi stessi. Allora, una breve preparazione. Questa meditazione può essere fatta in piedi o sdraiati, scegliete l'ora. Se state in piedi potete alzarvi e sedervi, ossia rimanete in una posizione verticale. Se volete lasciarvi andare di più, potete sdraiarvi. Se vi sdraiate, restate sdraiati fino alla fine. Andiamo a procedere con questo ascolto che io propongo all'interno del percorso Cicatrici e Baci, ritratti di processi di guarigione, per cui spesso noi andremo ad ascoltare quello che c'ha il nostro corpo da dire riguardo alle cicatrici. Per questo non vuol dire che stiamo parlando sempre di qualcosa di drammatico, anzi, cicatrici e baci, perché vogliamo andare ad ascoltare in modo soft quello che sono i messaggi e in una situazione protetta come quella che si viene a creare con il campo meditativo. Bene. Non sono così brava a registrare cose senza la presenza umana, quindi abbiate pazienza. Andiamo avanti. Prendiamo un paio di bei respiri e andiamo prima di tutto a sciogliere il nostro corpo. Questo lo consiglio di fare comunque, anche chi si vuole sdraiare. E vi accompagnerò con dei suoni. Lasciate andare il vostro corpo entrando nel qui e ora. Arrivate qui, arrivate qui. Lasciate andare tutto perché per i prossimi minuti saremo in un'altra dimensione parallela a quella di tutti i giorni. E non preoccupatevi se la mia voce ogni tanto la perdete, non l'ascoltate o pensate ad altro, non importa, voi lasciatevi guidare, voi seguite il vostro processo, quello che emerge, dategli ascolto, siamo qui per ascoltare in primis noi stessi. Andiamo nel nostro corpo. E poi entriamo dentro. Lasciatevi proprio guidare dalla saggezza del vostro corpo, perché un movimento inizia sempre. C'è sempre un movimento nel vostro corpo pronto ad uscire. Lasciatelo emergere, seguitelo, cantatelo se volete. Danzatelo.
Preparatevi nella posizione comoda, portando con voi un po' queste vibrazioni. E mentre io conto da 20 ad 1, voi entrate dentro, entrate in voi stessi. 20, 19, 18, 17. Respirate lentamente, senza forzare nulla. 14, 13, 12, 11. Vi avvicinate a voi stessi. 7, 6, 4, 3, 2, 1. Eccoci. Guardatevi attorno. Questo è il vostro giardino. Siete in uno spazio protetto, siete in uno spazio completamente vostro. Qui troverete tutto quello di cui avete necessità, qui potete intervenire, qui potete creare, potete portare ciò che volete, costruire. E ritroverete tutto quello che vi portate. Oggi, per la meditazione, ci serve un luogo tranquillo, un luogo dove vi volete sdraiare forse, dove vi volete sedere. Andate a vedere se nel vostro giardino c'è già quello che cercate, oppure createlo. Potrebbe essere un ciuffo d'erba morbida, più morbida del resto del prato, sotto ad un albero, il vostro albero preferito. Potrebbe essere una maca, una nuvola. Scegliete con cura il luogo dove entrare nella meditazione. Se volete, può scorrere un fiume al vostro fianco. Fiori, profumi. È il vostro giardino. Mettetevi comodi. Quando vi siete accomodati, ascoltate la mia voce. Io nominerò una parte del corpo. La parte del corpo che io nomino si attiva, si rilassa, comunica. Ogni volta la parte del corpo che io nomino si rilassa, si attiva, comunica. Ascoltatela. La nuca, la mascella, il petto, la mandibola, le dita dei piedi,
le dita delle mani. Gli occhi. Ogni parte del vostro corpo si rilassa, si attiva e comunica. Le ginocchia, i glutei, il collo, il vostro ombelico, le spalle, i gomiti, il naso, la fronte, il plesso solare, i genitali, i polmoni, gli intestini, l'intera pelle che copre il vostro corpo, anche le parti che non abbiamo nominato, si rilassano, si attivano, comunicano. Ascoltatele. Piano piano emergerà una voce più forte delle altre. È proprio quella che vuole parlarci oggi. È quella che oggi andremo ad ascoltare. Date attenzione alla voce di oggi. Forse sussurra, bisogna tendere le orecchie, invitarla anche ad alzare la voce. Piano piano emerge e si stacca da voi ed è lì davanti il vostro messaggio. Potrebbe anche non avere una voce, potrebbe essere un colore, una forma, un'immagine. Tutto è perfetto, noi ascoltiamo il modo di comunicare che ha il nostro inconscio, subconscio, sé superiore, corpo, chiunque all'interno della nostra moltitudine abbia un messaggio per noi oggi. Diamogli forma ed osserviamolo lì davanti a noi. Benissimo. Adesso ci alziamo dal nostro giaciglio, tranquillamente, e prendiamo con noi la nostra creatura messaggio. Se è un fiore lo porteremo in mano, se è un bambino lo prenderemo per mano. Insomma, a modo vostro, vi incamminate con la vostra creatura messaggio verso un palcoscenico. Ebbene sì, nel vostro giardino c'è anche un palcoscenico. Probabilmente
è una semplice radura, oppure un gran palazzo. Potrebbe essere un teatrino di strada. Potrebbe essere un teatro romano, greco, dell'Ottocento. Sono certa che è proprio lì vicino. Non dovete fare troppi passi, lo trovate sicuramente. È il palcoscenico che vi serve oggi. Non importa stare ad abbellirlo, non giudicatelo, è il palcoscenico di oggi, ogni giorno sarà diverso. Accompagnate la vostra creatura messaggio lì ed entrate con lei. Entrate. La invitate a salire sul palcoscenico e vi sedete come uno spettatore. Lasciate agire il messaggio. Osservate, ascoltate, restate lì. Piano piano ritornate attivi. La messa in scena rallenta e si ferma. Prendete atto di tutto quello che avete visto e ringraziate. Restate lì. Perché adesso entrerete in un nuovo ruolo. Ora diventate registi. Esattamente, registi. E
e la vostra creatura messaggio diventa il vostro attore. Potete dare indicazioni, anzi, siate molto precisi. Vi faccio un esempio. Avete osservato bene, quindi avrete qualcosa da chiedere. Per esempio, grazie, è stata una fantastica esibizione, però i personaggi erano veramente enormi, non riuscivo a vedere l'interezza delle cose. Me lo potresti replicare, ma con dei personaggi un po' più piccoli, così che io possa vedere bene tutta la messa in scena. Oppure, bellissimo, ma c'era un caos. Mi riesci a scandire meglio le parole e a rallentare i gesti? Oppure, fantastico, credo che questo messaggio sia molto profondo. E tuttavia, vederti sempre girata di schiena mi ha fatto perdere dei dettagli. Mi puoi rimettere tutto in scena guardandomi? Questi sono solo degli esempi. Entrate in relazione con la vostra creatura messaggio e dirigetela come degli attori. Il vostro scopo è capire bene il messaggio e sentirvi bene. Andate avanti finché è tutto perfetto, come piace a voi. L'importante è la comunicazione. Rendiamola come ci piace. A voi. Continuate ancora per un po' questa interazione. Mandate verso la chiusura. Ora gli ultimi dettagli.
ancora un paio di respiri. E andiamo verso la chiusura. Eccolo lì, il messaggio di oggi, perfetto per oggi. Non pensiamo oltre, è solo per oggi, è speciale per questo momento. Possiamo ancora fare un play o due, ce lo riguardiamo un attimo. Benissimo, adesso andiamo a ringraziare profondamente questa creatura messaggio per questa fantastica esperienza e la richiamiamo ad entrare in noi. Riconnettiamo, rintegriamo tutta la nostra moltitudine torna ad essere uno. Torniamo uno. E integriamo. È immenso lo spazio che ora c'è dentro. Integriamolo. Siamo noi. E adesso, lentamente, ci accingiamo ad uscire dal teatro, a tornare indietro, passando per il nostro giaciglio e verso l'uscita. Senza fretta, perché abbiamo un messaggio che forse vogliamo ripeterci, abbiamo delle emozioni che forse vogliamo risentire, abbiamo delle sensazioni. Tutto questo è molto prezioso. Portiamolo con noi. Nei nostri passi. Integriamolo. Mentre usciamo dal teatro. Ascoltiamo. Passo dopo passo. Mentre torniamo verso il nostro giaciglio, è lì con noi, prende sempre di più una forma diurna, solida, delineata, piccola, ma porterà sempre dentro di sé questo messaggio di grandezza, immensità, eternità, eternità del momento, attenzione. Abbiamo superato il giaciglio con tutto le nostre emozioni, sensazioni, messaggi, gratitudine, ci avviciniamo
All'uscita conterò da 20 a 1 e torniamo nello stato di veglia. Ma restate ancora un po', seduti, in piedi o sdraiati nella vostra posizione, perché andremo a concludere come abbiamo iniziato. Uno, due, quattro, cinque, sei, sette, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti. Eccoci qua. Prima di lasciare il nostro spazio meditativo e tornare alla vita quotidiana, facciamo ancora una piccola danza con la nostra nuova integrazione. E allora andate a trovare quella parte del corpo che vuole muoversi, vuole muoversi, vuole muoversi. Magari sono di più ancora rispetto a prima perché ci siamo tanto risvegliati e stimolati dentro. Sentite se volete vocalizzare un po', cantare. Lasciatevi proprio andare ancora qualche minuto, tutto per voi.
Andate pure avanti quando volete, quanto volete, metteteci tutta la voce che volete. Sono solo esempi, sono solo momenti senza giudizio. Prendetevi tutto il tempo e quando siete pronti, un grazie a voi stessi e si riparte per la giornata. A presto!